Benvenuti dallo stadio Silvano Barni di Montale. Quest'oggi scendono in campo la CF Pistoiese 2016 contro la Roma 14 per la nona giornata della Serie C, girone C del calcio femminile. Andiamo subito a vedere le scelte dei due allenatori, partendo dalla Roma 14 allenata da Mirko De Francesco, che scende in campo con Quartullo in porta, Latini, Angelini, Loddo, Rossi, Reiber, Di Gennaro, De Luca, Santa Croce, Gulino e Carrarini. Risponde la CF Pistoiese 2016 allenata da Mario Nicoli con Italiano, Nigro, Brundo, Naldoni, Baroni, Zanini, Gangi, Toppi, Diamanti, Valoriani ed Enriquez. Prima del calcio d'inizio ci sarà un minuto di silenzio in ricordo di Mauro Bellugi, ex difensore anche della Pistoiese. Ed inizia il match. Calcio di punizione, va De Luca col mancino, non trova lo specchio. Lancio lungo sulla destra verso Toppi. Toppi se ne va. Pallone dentro verso Naldoni, lo lascia scorrere Naldoni col sinistro, calcia malissimo. Carrarini verso De Luca. Il cross di De Luca passa, arriva in corsa Reiber che non trova la porta. Baroni, palla dentro, attenzione, sfila il pallone, arriva tra le braccia di Quartullo. Brundo se ne va via, accelera Brundo sulla sinistra, Brundo rientra, gran numero di Brundo, destro, traversa clamorosa, Naldoni, poi appoggia il pallone tra le braccia di Quartullo. Lancio lungo ancora verso Toppi che se ne va via, ancora velocissima sulla destra Toppi, pallone in mezzo di Gennaro, anticipa Naldoni, angolo Pistoiese, palla in mezzo all'aria, spizzata lunga, arriva Naldoni sul secondo palo, pallone verso Enriquez che sfiora il palo. Ancora la Pistoiese in avanti, ancora un lancio lungo verso Toppi sulla destra, tiro di Toppi, facile per Quartullo. Palla di Carrarini per De Luca che non riesce a centrare la porta. Enriquez, tocco in avanti verso Naldoni, Naldoni si allunga il pallone, Quartullo salva tutto in uscita. Toppi controlla, tocco verso Valoriani, restituisce il pallone a Toppi, il cross verso Naldoni, palo clamoroso e poi il pallone finisce fuori. Enriquez, il tocco verso Brundo, Brundo affronta l'avversario, Brundo, il sinistro di Brundo, Quartullo in angolo. E si chiude qui il primo tempo sullo 0-0 tra Pistoiese e Roma 14. Inizia la ripresa. Carrarini, il tocco verso Santa Croce, il sinistro, debole, facile per Italiano. Toppi, tocco verso Naldoni che cerca di restituire il pallone che arriva comunque a Toppi e sfiora il gol. Clamorosa occasione per la Pistoiese. Baroni, calcio di punizione. Angelini tocca di testa, cerca l'autogol, salva Quartullo e poi in tre sul pallone che finisce sul fondo. Angolo battuto corto, Toppi salta l'avversario, Toppi prova il destro, alto sopra la traversa. Baroni, Angelini sfiora Gangi e poi Quartullo comunque mette in angolo. Punizione va Anna Baroni, palla lunga dentro l'aria, Nigro sfiora il gol, che occasione. Lancio lunghissimo verso De Luca, De Luca col sinistro, Italiano alla garella. E finisce qui Pistoiese 0, Roma 14-0, si dividono la posta le due squadre. La Pistoiese ha avuto diverse occasioni, ha colpito anche due legni ma non ha trovato la via del gol. Una grande Quartullo nella squadra ospite, finisce quindi a reti inviolate 0-0. Direi che è tutto per oggi da Pistoia. Un saluto da Antonello Caruso.